Buongiorno a tutti, mi chiamo Davide Ceccarelli, sono un tecnico di ARPA Umbria e mi occupo di campi elettromagnetici da circa 16 anni. Con questa presentazione, che non è indirizzata ai tecnici del settore, anzi mi scuso in anticipo per l'uso magari di termini non propriamente corretti o di semplificazioni un po' troppo esagerate, voglio dare a tutti voi degli strumenti base per poter comprendere meglio il fenomeno legato all'inquinamento elettromagnetico. Lo farò illustrandovi i seguenti 6 punti. Parleremo per iniziare di come una stazione radiobase funziona e emette campo elettromagnetico intorno a se stessa. Vedremo come attraverso l'applicazione del principio di precauzione svolgiamo le valutazioni preventive per le installazioni o modifiche di impianti di telefonia. Faremo un breve excursus sulle generazioni di telefonia fino ad arrivare al 5G. E poi anche in questo caso faremo alcune considerazioni tecniche e vedremo come anche in questo caso attraverso una valutazione precauzionale consideriamo le emissioni di questi impianti. E in conclusione vi darò una serie di indicazioni di buon comportamento per usare quei dispositivi che quotidianamente incontrate nelle vostre attività che possono essere nocivi in termini di emissioni di campo elettromagnetico. Non possiamo parlare di campo elettromagnetico se non parliamo di onda elettromagnetico. L'onda elettromagnetica è generata da variazioni nel tempo di campi elettrici e di campi magnetici. Perché sono legate al mondo delle telecomunicazioni? Perché attraverso una variazione controllata delle loro caratteristiche, ampiezza e frequenza, possono portare delle informazioni, possono essere veicolo di informazioni e quindi fornire dei servizi. Per questo motivo una parte dello spettro delle radiazioni non ionizzanti è dedicata a questa funzione. Parliamo tipicamente di fatti di frequenze dedicate alle radio, alle TV, alla telefonia, ai radar e a quei servizi di internet a banda larga, quindi Wi-Fi e WiMAX. Come funziona una stazione radiobase? Allora, una stazione radiobase, la sua parte fondante è l'antenna che irraggia campo elettromagnetico intorno a sé. Il modo di irraggiare questo segnale è determinato dal suo diagramma di radiazione. Ve ne riporto qui di fianco un'immagine classica, che rappresenta una sezione orizzontale e verticale di questo tipo di irraggiamento, in blu quello orizzontale e in rosso quello verticale. Come ben potete vedere dall'immagine, la gran parte dell'efficienza dell'irraggiamento è contenuto in un angolo di circa 120 gradi. Per questo motivo, al centro di questa diapositiva, vi ho mostrato proprio una stazione radiobase, la struttura tipica è costituita da raggruppamenti di antenne orientate lungo 3 direzioni, tra di loro distanti di circa 120 gradi. In alto a destra avete una proiezione orizzontale proprio della valutazione del campo elettromagnetico generato, che ben rappresenta quello che vi ho detto. Qui invece, in basso a sinistra, vi ho fatto una rappresentazione in colori, di quella che è l'emissione di un'antenna di telefonia lungo una direzione di massimo irraggiamento. Colori più tenui rappresentano campi magnetici più bassi, campi elettromagnetici più bassi, colori più intensi rappresentano campi magnetici più intensi. Ben si presta questa immagine a discutere, a riflettere su quello che viene chiamato ormai da tutti l'effetto ombrello. È possibile facilmente identificare 2 aree di sicurezza, una in prossimità al sito di installazione a quote più basse del centro elettrico e una molto lontana dal sito di installazione, che è questa area con i colori un po' più tendenti all'arancione e al giallo. Contrariamente a queste 2 aree, diciamo, di relativa sicurezza, c'è un'area di alta criticità, che è quella che va tra i 50 e i 110-120 metri di distanza rispetto al sito di installazione e a una quota prossima a quella del centro elettrico. Questa è la zona che può dare eventuali criticità. Veniamo un attimo a come noi consideriamo e valutiamo queste sorgenti di campo elettromagnetico in termini di inquinamento ambientale. Come vi ha già detto l'ingegner Vitelli, la nostra normativa ha origine praticamente dalla legge 36 del 2000, chiamata la legge quadro. Io non mi dilungherò molto sulla normativa, però è importante per me evidenziare il contenuto del comma B dell'articolo 1 di questa legge, che invita all'applicazione del principio di precauzione per le tematiche dei campi elettromagnetici, quindi per gli sviluppi successivi a questa legge riguardo le normative tecniche, riguardo le normative giuridiche. Perché parliamo di principio di precauzione? Allora, il principio di precauzione che cos'è? Prima di tutto è un principio che si applica quando scientificamente si affrontano delle tematiche o dei fenomeni che non vengono compresi completamente nella loro entità.
chiarezza. Negli anni 2000, quando nasceva questa problematica nuova, quella dell'inquinamento elettromagnetico, ci si è soffermati moltissimo sugli effetti a breve termine, quelli in cui il rapporto causa-effetto era molto evidente. Per questo motivo, diciamo, gli organi internazionali hanno preferito applicare un principio di precauzione che tenga conto anche di quelli che poi sono diventati gli effetti a lungo termine, quelli che non avevano un'evidenza immediata nel momento in cui era nata l'esigenza di costruire questo impianto normativo. Noi questo principio di cautela lo applichiamo tutti i giorni nella valutazione delle installazioni di nuovi impianti o modifiche di impianti esistenti. Il primo organismo che ha tentato di fissare dei limiti di esposizione, di fare uno studio un po' più organico sull'esposizione ai campi elettromagnetici da parte della popolazione, è l'Istituto Internazionale di Radioprotezione, che si occupa delle radiazioni non ionizzanti, l'ICNIRP. Il suo documento più importante è stata questa linea guida che è stata pubblicata nel 1998. È recentissima la pubblicazione di un aggiornamento del 2020 che stiamo praticamente studiando e cercando di capire. Cosa ha fatto questo organismo internazionale? Ha raccolto tutti gli studi che ovviamente si sono occupati della problematica e ha definito dei limiti di esposizione, partendo da che cosa? Dei valori di soglia oltre i quali veniva riscontrato un danno per la salute, che era riconducibile principalmente a quello che viene chiamato l'effetto termico. Come vedete qui nella slide, vi ho riportato un'immagine in cui diciamo, rappresentato il limite di esposizione del campo magnetico e del campo elettrico a diverse frequenze, perché ovviamente l'interazione radiazione-materia, che è quella che ci interessa, è ancora, per gli studi scientifici attuali, governata da una potenza associata a una frequenza. L'Italia cosa ha fatto? L'Italia ha recepito la normativa europea, figlia delle riflessioni fatte dall'ICNIRP, che, come vedete nel grafico, applica il principio di cautela, come vi dicevo, riducendo i valori di soglia ai valori limite con un fattore 50, ha preso il valore più basso e lo ha ridotto ulteriormente. Quindi ha applicato un ulteriore fattore di cautela, già quello applicato dalla linea guida ICNIRP, e ha definito attraverso il DPCM dell'8 luglio 2003 dei valori limite da rispettare, di cui vi ha già parlato anche l'ingegner Vitelli. Quindi noi applichiamo nelle nostre valutazioni già un principio di cautela solo nel raffrontare le nostre valutazioni con i limiti definiti dalla normativa italiana. Questi limiti ovviamente non era necessario, ma mi sembrava utile farvi vedere, sono quelli più bassi d'Europa, proprio perché noi abbiamo arbitrariamente preso il valore più basso, lo abbiamo ulteriormente ridotto e lo abbiamo associato a tutta la banda di frequenza. Cioè, diciamo, non a tutta la banda di frequenza, ma a ampi range di frequenza. Un secondo modo in cui noi applichiamo un principio di cautela alle nostre valutazioni è quello che riguarda la propagazione dell'onda elettromagnetica. Un raggio incidente su un setto, su una superficie, si scompone in due raggi, quello che viene chiamato riflesso e quello che viene chiamato rifratto o trasmesso. In poche parole, quando un'onda elettromagnetica interferisce con una superficie, quindi per esempio il muro di una casa, si scompone in questi due sottocomponenti. Questo fenomeno voi lo osservate praticamente quotidianamente dentro casa vostra, quando utilizzate molto bene, cosa fate? Uscite in giardino, sul terrazzo, perché sapete benissimo che le strutture murarie schermano, appunto, riducono il potere dell'onda elettromagnetica e quindi il vostro segnale diventa più consistente e più facile da utilizzare. Bene, noi di questo fenomeno non ne teniamo semplicemente conto, ovvero facciamo in modo che la propagazione del campo elettromagnetico generato da un impianto sia in campo libero, cioè senza ostacoli, dopodiché questa simulazione la sovrapponiamo al modello digitale del terreno che contiene anche gli edifici e facciamo le nostre valutazioni. Qui in basso a destra vi ho riportato proprio un esempio classico. Come vedete, la valutazione non tiene conto, la simulazione effettuata non tiene conto dell'edificio che ho rappresentato in bianco, ma in quella parte che ho cerchiato in nero c'è proprio una criticità. Ci sono dei valori che noi riteniamo critici e sono all'interno dell'edificio. Per questo motivo noi riteniamo di emettere un parere negativo. In realtà, per tutto il discorso che vi ho fatto adesso, quei valori non sono realmente dentro quell'edificio, proprio perché l'edificio
opera una sua schermatura. E quindi questo è un secondo esempio di come noi applichiamo un principio di cautela, quindi valutiamo in maniera molto più stringente le documentazioni che ci vengono sottoposte. Un terzo principio di cautela, un terzo modo in cui applichiamo il principio di cautela è quello legato a uno strumento che vi ha recentemente illustrato anche l'ingegner Vitelli, il nostro catasto elettromagnetico regionale. Attraverso un decreto del Ministero dell'Ambiente del 2014 è stato istituito il Catasto Nazionale Sorgenti del Campo Elettromagnetico, che altro non è che la somma dei singoli catasti regionali. Noi tecnici delle agenzie regionali, popoliamo questo catasto in base alle informazioni che riceviamo quando ci vengono presentate le pratiche per nuove installazioni o modifiche di impianti già esistenti. Quindi, quando noi valutiamo un impianto, non valutiamo solo quell'impianto, valutiamo tutti gli impianti prossimi allo stesso. Dove applichiamo il principio di cautela? Lo applichiamo nella valutazione di tutti questi impianti alla loro massima potenza richiesta, cioè il gestore ci sottopone un progetto, quindi una scheda radioelettrica che contiene al suo interno un dato importante che è quello della potenza che pensa di utilizzare per quell'impianto e noi utilizziamo quel dato per fare le nostre simulazioni. Perché applichiamo un principio di cautela? Perché in realtà questi impianti di telecomunicazione orientati alla telefonia aumentano la loro emissività in funzione del numero di cellulari che li chiamano. Di questo noi non teniamo conto, di questo dato di traffico noi non teniamo conto. Facciamo una modellistica solo rispetto al valore della potenza massima che il gestore ci fornisce. Faccio una nota a parte perché in realtà su questa cosa ci si potrebbe dilungare un po' di più. Il gestore quando ci propone questo valore di potenza in realtà fa una stima statistica su impianti simili a quello per cui richiede il nostro parere. Quindi in realtà al suo interno c'è contenuto un dato di traffico, però vi posso garantire che genericamente le misure sperimentali che facciamo danno valori sicuramente inferiori o uguali o inferiori a quelli che sono previsti dalla nostra modellistica. Inoltre, cosa importantissima, il gestore una volta che attiva questo impianto, periodicamente è obbligato attraverso dei database a fornirci dati di potenza media degli stessi. Quindi noi comunque verifichiamo che il dato che ci è fornito attraverso la scheda radioelettrica, corrisponda poi a quello che realmente, viene utilizzato, nell'esercizio. Passiamo ora un po' al cuore di questa presentazione. Partiamo però da lontano, dall'evoluzione dei sistemi di telefonia. Adesso stiamo affrontando il mondo del 5G, ma la storia dei sistemi di telefonia nasce fine anni 70, primi anni 80 col sistema 1G, insomma, che veniva chiamato TACS, insomma. Che tipo di servizio offriva e che tipo di trasmissione faceva? Semplicemente era un servizio analogico, un po' come la radio di oggi. E il servizio che trasmetteva era semplicemente, che offriva era semplicemente la trasmissione di voce in modo analogico. Quindi i dispositivi erano dei semplici telefonini portatili con cui potevamo riprodurre quello che veniva fatto dal telefono di casa. Una prima svolta è avvenuta con la seconda generazione. La seconda generazione è passata da una trasmissione analogica a una trasmissione digitale. Digitale vuol dire informazione, non solo voce, e quindi si è potuto offrire dei servizi. Uno dei primi più famosi, per chi vi ricorda, è stata la messaggistica, l'SMS. Con l'evoluzione successiva al 2.5 si è aumentata l'efficienza di questo sistema di trasmissione, si è passato anche a qualche piccola comunicazione legata alla multimedialità, gli MMS. C'erano anche dei famosi siti WAP, si chiamavano, che erano quelli che offrivano una navigazione in internet un po' rozza e semplificata, ma a suo modo, devo dire, efficace. La grande rivoluzione della telefonia è nata con il 3G, quindi un aumento di velocità, un aumento di dati da poter trasferire, un aumento di servizi. Comincia a ragionare su una multimedialità di buona definizione, su una navigazione di buona definizione. Si parlava addirittura al tempo del DVB-H, di quel segnale di telefonia dedicato specificamente alla televisione sul telefonino. Non so se qualcuno se lo ricorda. E poi è arrivata la quarta generazione. Diciamo che questa quarta generazione è importante, è stata importantissima, però è passata un po' sotto traccia, diciamo, pochi se ne sono accorti di questo sviluppo, se non perché è stata ovviamente proposta come un nuovo servizio più efficiente dalle società di telefonia. Quindi è nato il WiMAX, il WiFi, quindi l'internet a banda larga, una multimedialità molto molto più efficiente ad alta risoluzione. So che
alcuni di voi riterranno questo servizio abbastanza superfluo, ma anche la possibilità di videogiocare con il telefonino. È un servizio superfluo, ma in termini in realtà di hardware e software è un servizio che richiede molta energia. Come è stato fatto a questo sviluppo verso servizi migliori? Beh, si è passati da sistemi con portanti in trasmissione di larghezza molto contenuta, vi mostro in alto a sinistra lo spettro di un GSM, cioè di un telefonino di un segnale di seconda generazione, a sistemi con bande sempre più alte con numero di sottoportanti molto molto ampio. Qui sulla, in alto a destra invece potete vedere uno spettro classico a panettone dei segnali 3G, in questo caso invece un 4G. All'interno del panettone ci sono una moltitudine di sottoportanti che aumentano la capacità di veicolare queste informazioni. Quindi, come ben capite, la banda di trasmissione è uno strumento chiave per poter offrire segnali più efficienti e contemporaneamente servizi migliori. Veniamo proprio al 5G. Partiamo da questo dato che può sembrare in realtà un dato ininfluente, ma in realtà poi ci ritornerò e capirete che è importante. Questi sono i soldi spesi dalle compagnie di telefonia per aggiudicarsi i bandi delle frequenze. Come vi ha già detto l'ingegner Vitelli, più o meno i range di frequenza, le frequenze utilizzate dal 5G sono 700 MHz, 3700 MHz, 3600, 3700, insomma, e 26 GHz. 26 GHz sono le famose onde millimetriche. Come vedete c'è una diversità, ci ritornerò più avanti, tra i quantitativi spesi per le prime due frequenze e i quantitativi economici spesi per i secondi. Cos'è il 5G? Cioè, che importanza avrà questo 5G? Secondo me avrà un'importanza epocale, sarà una rivoluzione tecnologica e sociale importante. Questa slide l'ho scelta proprio perché vi fa capire bene l'idea di che cosa è 5G. Come vedete nella parte sinistra di questa immagine ci sono i diversi telefonini che abbiamo utilizzato, il semplice telefonino, lo smartphone, il tablet. Nelle generazioni 1, 2, 3, 4G praticamente questo strumento serviva a fornire informazioni esclusivamente all'utente finale, cioè all'uomo. Il 5G si propone una rivoluzione importante in questo tipo di rapporto. È una rivoluzione cara, penso che ci siano, ai miei colleghi di Ar Palazzo, la rivoluzione dell'internet delle cose, cioè mettere in comunicazione non solo il mondo dell'informazione e gli esseri umani, ma le cose che utilizziamo quotidianamente. Questo per servire, per aumentare il numero di servizi e per semplificare nostro modo di agire nella società. Quindi questa immagine è un'immagine che a me piace molto perché identifica proprio il cambio che c'è tra l'approccio delle generazioni precedenti rispetto al 5G. Cosa vuol dire però questa cosa? Allora, prima di tutto il 5G punta a dei requisiti di alta qualità. Larghezze di banda, quindi moli di informazioni molto elevate in trasmissione, una copertura del segnale capillare, e questa è una cosa che un po' noi dovremmo controllare e su cui noi dovremmo stare molto attenti, e un tempo di latenza molto ridotto, cioè un tempo di risposta ai segnali molto rapida. Ma quella rivoluzione di cui vi ho accennato, in termini pratici cosa vuol dire? Ma io li ho riassunti utilizzando questa slide su tre grandi tematiche. La prima è quella che riguarda il concetto di più o meno realtà aumentata. Attraverso degli hardware e dei software particolari si cercherà di trasmettere all'utente finale una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle classiche che noi percepiamo quando guardiamo le cose. Un esempio che vi posso fare, molto banale, è solo per cercare di dare un ordine di realtà a questa idea. Supponiamo che il signor Tizio sta tornando a casa dal lavoro, la moglie lo chiama e gli dice: oggi il nostro figlio giocando a pallone si è fatto male e c'è bisogno di comprare il Voltaren. Il tizio, attraverso un sistema di realtà aumentata, guardando intorno a sé, può vedere dove è posizionata una farmacia, la disponibilità che ha la farmacia di Voltaren, qual è il costo, come contattarla, come eventualmente comprarla o ordinarla. Quindi si dà una nuova veste alla visualizzazione della realtà. Un'altra cosa è anche la
trasmissione e la riproduzione di oggetti tridimensionali. Uno dei tanti protocolli riguardanti il 5G parlava di hardware e software molto raffinati in grado di scannerizzare tridimensionalmente un oggetto, trasmetterlo a distanza e farlo riprodurre da una stampante 3D. Quindi una sorta di mondo di Star Trek con teletrasporto di oggetti che potrebbe anche rivoluzionare il mondo della vendita e della consegna e degli acquisti. Un secondo settore è quello che riguarda della comunicazione massiva tra macchine, quindi quello che è veramente l'internet delle cose, mettere in relazione gli oggetti che ordinariamente incontriamo nella nostra vita. In teoria ci potrebbero essere delle migliorie nel trasporto, nella logistica, nel controllo dell'ambiente, nelle reti di smart energy. Io utilizzo in questo caso un esempio anche molto molto banale, ma che più o meno potrebbe rendere l'idea. Si parla spesso di domotica, quindi di una casa informatizzata. Prendiamo per esempio il frigo di casa che voi avete configurato per chiamare il vostro supermercato nel caso vi finisca un prodotto. Ipotizziamo che il vostro frigo la mattina si accorga che sono finite le uova, chiama il supermercato, viene preparato il pacchettino, magari consegnato attraverso il drone, e voi la sera, quando arrivate, vi fate la vostra frittata più di patate che di cipolle. Questo tutto mettendo in collegamento gli oggetti tra di loro che offrono un servizio all'utente finale, che comunque sempre. I servizi ad alta grande latenza più efficienti verrebbero in realtà utilizzati per il terzo obiettivo da raggiungere, i sistemi ad alta tecnologia. Un esempio classico sono le macchine senza autista, le reti neurali, il controllo attraverso dispositivi mobili come i droni, o l'utilizzo di macchine industriali ad alta rapidità. Uno dei grandi obiettivi sarebbe anche quello assistenza medica remotizzata, magari anche con gli interventi, richiederebbero ovviamente tempi di latenza molto molto bassi. Veniamo però anche un po' a una misura terra-terra. Cosa vuol dire andare così veloci? Come possiamo quantificarlo? Qualcuno ha deciso di capire qual è la velocità con cui viene scaricato un film di circa 2 ore, quindi un file multimediale, in questo caso è citato i Guardiani della Galassia. Come vedete, nelle tre diverse generazioni che riporto, 3, 4 e 5G, la differenza è sensibile. Si passa da 26 ore, quindi quasi un giorno, a qualche secondo. Questo perché? Questo per ovvi motivi, per come ve lo dicevo, perché si utilizzerebbero bande molto molto più grandi e quindi si possono veicolare informazioni in unità di tempo molto più grandi e quindi permettere la trasmissione delle informazioni in maniera più efficiente e più veloce. Una cosa che io non vi ho riportato nelle slide, ma è molto importante, le reti 5G sono anche pensate in termini di autocontrollo, cioè le reti da un punto di vista hardware e software dovrebbero essere in grado di controllare e ottimizzare se stesso, individuando criticità o punti in cui c'è maggiore richiesta. Quindi è per questo che ritengo che possa essere una rivoluzione importante, una rivoluzione veramente epocale. Tanta velocità, tanta energia, tanta potenza, e l'idea nasce, ovviamente tutti potremmo sospettare che effettivamente questa potenza venga aperta la diga e il fiume viene giù. In realtà il 5G ha anche alcune innovazioni tecnologiche importanti. Una prima, semplice, molto semplice, innovazione tecnologica è quella di utilizzare un unico canale di comunicazione. Le generazioni di telefonia oggi in vigore utilizzano due canali di frequenza, uno che riguarda la trasmissione tra stazione radiobase e telefonino, e uno per telefonino, stazione radiobase. Il 5G si propone di utilizzare un unico canale, al cui interno codificare i diversi pacchetti di informazioni. Questo è ovviamente possibile proprio per una gestione veloce di questo dato, che l'utente finale che utilizza il telefonino non sarebbe in grado di percepire. Quindi qui c'è già una prima utilizzo razionale delle risorse a disposizione. Il secondo, ne parlava anche sempre l'ingegner Vitelli, è quello dei BIM, del beamforming. Oggi le antenne tradizionali, come vi ho fatto vedere nella prima slide, utilizzano il diagramma di radiazione, che è un diagramma statico. Aumenta la sua intensità o diminuisce la sua intensità in base ai cellulari che sono all'interno di quel diagramma e che chiedono quel servizio. Le nuove antenne, le Massive MIMO, invece stravolgeranno questo tipo di approccio. La potenza verrà utilizzata solo dove serve, cioè verrà
sagomato questo diagramma di radiazione in modo da poter investire e intervenire sull'utenza che richiede la risorsa attraverso la formazione di questi beam, di questi raggi, e quindi questa procedura del beamforming. Anche questo è un approccio frazionale all'utilizzo dell'energia. Ma non ci fermiamo qui, anzi, qui questa è una slide molto importante, vi fa capire cosa vuol dire beamforming. È come se noi leggessimo, passassimo dalla lettura di un libro utilizzando la luce ambiente, quindi il lampadario della nostra stanza, a una luce direttiva che è quella della lampada che abbiamo sulla scrivania. Quindi, diciamo, aumentiamo l'efficienza riducendo la potenza di testa. Parlavo di beamforming, ma questi beam vengono generati tutti contemporaneamente? In realtà anche qui c'è un piccolo accorgimento. Ipotizziamo, come vi ho mostrato nell'immagine in alto a destra, due punti per cui è necessario generare dei beam. Questi tre beam verrebbero generati contemporaneamente? In realtà no. C'è un'altra procedura che si chiama beam sweeping, che è l'attivazione continua e alternata di questi segnali per la copertura richiesta. Quindi anche in questo caso, oltre a generare un fascio nell'area in cui è richiesto il servizio, questo fascio viene generato in modo alternativo rispetto agli altri richiesti. Anche questo è un uso razionale dell'energia richiesta per far funzionare un impianto di telecomunicazione e non è percepibile dall'utente finale proprio perché si parla di grandi velocità e di grandi volumi di dati. Come viene realizzata questa cosa, però? Che cosa sono queste antenne Massive MIMO? Le antenne Massive MIMO sono, diciamo, matrici di antenne in realtà, che in base alla modifica della loro forma, del loro diagramma di antenna singolo, generano a livello di cumulativo i diversi beam. Cominciamo a fare qualche considerazione però sul 5G. Per adesso ve l'ho un po' presentato come innovazione tecnologica. Come ha detto sempre l'ingegner Vitelli, le frequenze quali sono? Sono già in uso queste frequenze. 700 MHz è una frequenza che sarà disponibile per il 5G solo nel 2022, perché attualmente è utilizzata dalla TV digitale. Il 3600, è più o meno il 3500 che viene utilizzato per le reti Wi-Fi e WiMAX dell'internet a banda larga. I 26 GHz, le famose onde millimetriche, sono utilizzate dai ponti radio, sono quelle parabole che vedete sugli impianti che permettono una comunicazione diretta tra diversi impianti. Quindi le frequenze sono già in aria. Questo per noi è in parte importante perché la valutazione che noi svolgiamo in base al lavoro fatto dall'ECNIRP è strettamente collegata al rapporto, di radiazione interazione materia che ad oggi è ancora funzionale alla potenza e alla frequenza. Quindi, queste frequenze già le conosciamo e in parte già le misuriamo. Per noi non è importante il tipo di modulazione o il tipo di tecnologia che queste frequenze usano, sono importanti i valori che sono stati definiti e le frequenze a cui vengono eserciti le sorgenti di campo elettromagnetico. Più avanti farò un discorso un po' più particolare sui 26 GHz. Altra particolarità, altra considerazione da fare è sul lavoro recentemente pubblicato dalla Commissione Internazionale Elettrotecnica, che qui in Italia è rappresentata perfettamente dal CEI, su degli studi delle potenze utilizzate da impianti 5G, proprio per tutti quegli accorgimenti tecnici che vi ho un po' illustrato, è stato verificato che la potenza con cui viene alimentato un impianto in condizioni di alto traffico, più o meno viene utilizzata in realtà al massimo al 30%. Quando noi valutiamo quindi un impatto elettromagnetico di questo tipo di sorgenti nuove, come le approcciamo? Abbiamo visto che precedentemente lavoravamo su un diagramma statico, su un diagramma di radiazione statico. Oggi c'è un diagramma totalmente diverso. Il Sistema Nazionale di Protezione Ambiente, ovviamente prendendo spunto da tutti i lavori tecnici che sono stati fatti, ha
ha emanato una procedura alle ARPA per la valutazione. Il punto più importante è questa immagine che vi porto. Noi valutiamo questi impianti attraverso il diagramma di inviluppo. Che cos'è il diagramma di inviluppo? Noi prendiamo tutti i beam che potenzialmente può generare un'antenna 5G alla sua massima potenza e li consideriamo come se fossero attivi insieme tutti contemporaneamente. La forma che ne esce è un diagramma di inviluppo, cioè di cumulativo di questi beam, e li utilizziamo nelle nostre valutazioni preventive. Anche questo è l'applicazione di un principio di cautela. Perché? Perché proprio per la natura stessa dei beam, in realtà questa situazione è, non dico irreale, ma altamente improbabile, diciamo. Non è funzionale a come è stato pensato l'impianto. Però noi la utilizziamo proprio come strumento per un'applicazione del principio di cautela. Quindi in sostanza le ARPA proseguono il loro lavoro di vigilanza e controllo in base a ciò che è stato tracciato dalla normativa nazionale, che si spera sia ovviamente elaborata in funzione di due principi cardine, che sono quelli che il normatore si preoccupi come un buon padre di famiglia della propria popolazione e che contemporaneamente valuti di introdurre nuove tecnologie o comunque nuove procedure all'interno della società, valutandone quello che è il rapporto costi-benefici. Se viene rispettata questa regola, ciò che ci è stato demandato a noi in termini di funzione e controllo, noi lo applichiamo in maniera trasparente e, come vedete, sempre seguendo l'importante principio di cautela. Ora, io vi ho raccontato un po' come funziona il 5G e la grande importanza che potrebbe rivestire nella nostra società, ma ci sono dei ma. Un primo ma è legato alla misura di questi strumenti. Ora, fin quanto riguarda la misura, come vi ha parlato l'ingegner Vitelli, a banda stretta, cioè quindi l'identificazione di un segnale di 5G, la sua codifica, la sua analisi, penso non ci saranno grandi problemi. Ci potrebbero essere grandi problemi nel momento in cui noi facciamo quelle che sono le misure a banda larga, cioè le misure che praticamente per il 90% dei casi noi svolgiamo. La signora tal dei tali ci chiama perché vuole che venga rispettata la normativa nel suo appartamento, noi andiamo a casa sua con uno strumento a banda larga che quindi misura tutte le frequenze di tutte le sorgenti che generano un campo elettromagnetico in casa sua, lo posizionavamo lì, lo lasciavamo magari per qualche giorno o comunque facevamo una misura nel momento di alto traffico e davamo un numero. Questo numero era significativamente rappresentativo dell'esposizione della casa della signora tal dei tali. Oggi questa cosa è un po' più complicata, indubbiamente. Non dico che sia impossibile svolgere una misura di questo tipo, ma è più complicata. Si sta pensando a strumenti in grado di poter forzare la generazione di un beam nell'area di misura. Però sono tutte ancora cose di cui ho sentito parlare, ma non ho ancora visto. Quindi, secondo me, questo è un aspetto di criticità. Il sistema agenziale, nel suo complesso, dovrebbe cominciare a ragionare nel definire una procedura di misura di impianti complessi contenenti sistemi a diagramma dinamico. La seconda questione è quella delle onde millimetriche, dei famosi 26 GHz. Momentaneamente i gestori di telefonia, mi riallaccio alla prima slide che vi ho mostrato del 5G, proprio quella dei costi, punteranno molto su 3700 MHz, tipicamente 3700 MHz, perché la modifica sostanziale di questo sistema trasmissivo richiede una modifica delle antenne e una modifica dei dispositivi. Più che altro la fruizione potrebbe essere in un primo momento quella classica del nostro telefonino, quindi potrebbe esserci un rientro economico immediato. Per quanto riguarda invece le onde millimetriche, si parla di una trasformazione legata all'internet delle cose, quindi non basterà modificare gli impianti in termini di emissione, ma ci dovranno essere dei dispositivi adatti a sfruttare le nuove potenzialità che questo sistema offre. Quindi questa è una mia idea, onestamente. Probabilmente questo tipo di strumento richiederà un pochettino più di tempo, però noi dobbiamo essere preparati in quanto le onde millimetriche ad oggi vengono utilizzate in un modo completamente diverso dalle altre onde di telecomunicazione, onde elettromagnetiche di telecomunicazione. Oggi servono per collegare con diagrammi di radiazione molto stretti impianti tra di loro. Cosa diversa sarà quella di utilizzare questo sistema come sistema di comunicazione di massa e quindi
esporre praticamente la popolazione a una nuova frequenza che ad oggi non percepisce, o meglio, è utilizzata, è misurata, è controllata, ma che verrà utilizzata in un modo diverso. Tant'è vero che la nuova guida ICNIRP del 2020 in aggiornamento introduce per le frequenze dai 6 GHz in più alcune riflessioni particolari. Vi dico, la stiamo studiando, la stiamo analizzando, quindi oggi non mi voglio esporre. Il terzo punto è: nel caso di pochi beam attivati, quanta potenza viene realmente utilizzata per generare quel beam? Qual è il campo elettromagnetico in prossimità del dispositivo che chiede quell'unico beam? Nel convegno qui dell'ARPI che c'è stata a Perugia nell'autunno scorso, mi sembrava di aver capito che i colleghi dell'ARPA Puglia avessero fatto delle misure e avessero trovato cose comunque interessanti. Quindi anche questo tipo di valutazione può rappresentare una criticità e va indagata in maniera più profonda. Sono quasi alla conclusione e do queste pillole di, diciamo, di buon uso degli strumenti tecnologici quotidianamente usate, e mi riferisco ovviamente ai cellulari, mi riferisco ovviamente ai vostri computer e mi riferisco ovviamente ai router che usate in casa per il vostro wifi. Abbiamo parlato di danni correlati a un effetto termico. Noi precedentemente facevamo misure in 6 minuti perché il corpo termoregola se stesso in 6 minuti in base a sollecitazioni di energia esterna. Quindi un primo consiglio che vi do: utilizzate i vostri cellulari quello che è strettamente necessario. Non fate telefonate molto lunghe, non utilizzateli prolungatamente nel tempo, rimanete nell'uso, se è possibile, inferiore a quei 6 minuti. Utilizzateli con gli auricolari. Gli auricolari, intendo gli auricolari quelli a filo, perché ovviamente utilizzando quelli Bluetooth o wireless inserite all'interno dei vostri apparati uditivi una piccola antenna. Ribadisco, queste sono buone pratiche, non sono vincolanti, sono solo piccoli suggerimenti che cerco di darvi. Il vostro cellulare, quando lo utilizzate in chiamata, tenetelo lontano, perché quando componete il numero e fate partire la chiamata, il vostro cellulare, per trovare la stazione radiobase più vicina, emette un campo elettromagnetico molto intenso che si stabilizza quasi subito in realtà nel momento in cui la comunicazione è diciamo attivata. Quindi, come sentite il segnale di libero, riportatelo vicino al vostro, alla vostra testa. Quando utilizzate un PC, cercate di utilizzare possibilmente periferiche non wireless. Perché? Perché ovviamente le vostre periferiche wireless che avete in prossimità dell'addome e delle braccia comunicano quasi continuamente con il vostro desktop, col vostro computer da desktop, e quindi se sareste molto prossimi a dei segnali di campo elettromagnetico non elevatissimi, per carità di Dio, ma stiamo parlando sempre di buone pratiche, utilizzate i dispositivi classici via caso, via cavo per casa, e magari se avete proprie esigenze fuori potete utilizzarli sempre in maniera contenuta. I router di casa, che sono un problema che spesso e volentieri ci sottopongono, i router di casa posizionateli sempre lontani dalle posizioni in cui abitualmente voi state, ma non esagerate, perché comunque è uno strumento che si attiva nel momento in cui viene utilizzato, nel momento in cui c'è un client che richiede questo servizio. Per farvi capire, vi faccio un esempio classico. Ipotizziamo di avere una casa di forma quadrata. La persona al suo interno è un po' preoccupata e lo pone al vertice di questa casa. Poi lavora praticamente tutto il giorno su un computer che è posizionato all'altra parte del vertice opposto di questa casa. Oppure magari utilizza, che ne so, una TV, una smart TV che si collega al router continuamente, Wi-Fi. Ebbene, questi due strumenti, molto lontani tra di loro, per comunicare utilizzeranno campi elettromagnetici di una certa intensità. All'interno di questo spazio c'è tutta la vivibilità della casa e quindi in realtà create più un problema invece di risolverlo. Quindi gli strumenti per le telecomunicazioni che usate quotidianamente, cercate di utilizzarli nel modo più lontano dalla vostra persona, ma in modo comunque funzionale. Perché, lo avrete capito, i dispositivi emettono solo quando sono in funzione. Ci sono alcune funzioni di controllo e canali di controllo, però la grande potenza la emettono ovviamente quando sono interrogati. Per esempio, se voi scaricate una pagina internet per vederla, nella fase di download
viene attivato il campo, dopodiché potete leggerla, potete anche disattivare la comunicazione e leggerla tranquillamente. Un esempio classico che faccio era quando noi svolgevamo misure di hotspot Wi-Fi o di radioamatori. Nel caso dei radioamatori veniva messa una musicassetta, insomma, un video audio che forzava la continuazione della trasmissione da parte dell'antenna, o nel caso del Wi-Fi chiedevamo agli utenti di utilizzare molti computer o telefonini in prossimità dell'hotspot per caricarlo al massimo per fare una misura rappresentativa. Ultima cosa, le antenne, averle vicino crea tantissimi problemi, ma averle lontane può anche essere uno svantaggio se siete quelle persone che utilizzano dispositivi mobili che si collegano tramite l'esterno, non ovviamente tramite la rete di casa, perché i dispositivi che voi avete addosso, il tablet poggiato magari sulla pancia o il cellulare sempre a controllare sulle mani, per comunicare con una stazione radiobase molto 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 lontana, emetterà un campo elettromagnetico molto forte. L'unica differenza è che voi ce l'avete vicina questa sorgente, mentre la stazione radiobase è fuori. Io voglio ringraziare tutti i miei colleghi dei campi elettromagnetici dell'ARPA Umbria. Questa presentazione l'ho preparata anche grazie al loro contributo, quindi è una preparazione figlia anche del loro lavoro. Sono persone con cui mi confronto quotidianamente che grazie a loro accrescono la mia professionalità. E ovviamente ringrazio tutti voi per l'attenzione, vi lascio la mia mail in calce per eventuali domande. Grazie per l'attenzione di nuovo.